Ma io credo che siamo un secondo. Credo che siamo tutti d'accordo affinché gli immobili pubblici e privati all'interno del centro storico debbano essere ripresi, riqualificati per eliminare il degrado. Ovviamente però, siccome non dobbiamo raccontarci frottole tutti quanti noi, prima noi sei e poi a voi, dobbiamo far fronte al disastro della finanza pubblica locale. Quando Dariano Cardiero parla di 46 milioni di euro di passività, ovviamente non li ha determinati a dirlo, parliamo di 15 anni di amministrazioni comunali che hanno determinato contenziosi finiti male, che hanno determinato questa passività e dobbiamo ricordarcelo. Detto questo, l'utilizzo dei fondi comunitari è fondamentale per recuperare fondi per poter reinvestire nel tessuto sociale, compresa la valorizzazione degli edifici pubblici. Ovviamente questa non è la panacea, come ricordava Venosi, ci sono dei vincoli tecnici per reperire questi fondi. È anche vero che bisogna dotare il comune di un ufficio interno legato alla progettualità e alla programmazione dei fondi europei. Bisogna investire anche sulle risorse nostre interne. Per quanto riguarda i privati sono d'accordo, edifici abbandonati, e ce ne sono tanti, o costruiti per scopi speculativi, devono essere abbattuti. Quindi in Consiglio Comunale la nuova amministrazione, credo, dovrà creare condizioni per far verificare questo. Se non c'è un interesse storico e soprattutto non c'è una finalità vera, riscontrabile, il Comune deve agire con coraggio attraverso la eliminazione di questi beni immobili infruttuosi per il nostro territorio. Quindi utilizzare i fondi comunitari che, ricordo, vanno a finanziare la progettualità, ma se non c'è un progetto, se non c'è un ufficio, è complicatissimo reperire questi fondi. L'ultima cosa, si potrebbe anche pensare ai progetti di finanza, si potrebbe anche pensare a chi investe nell'area VIP. Ricordo che sono 110 lotti, di cui solo 25 in attività, possa evolvere parte dell'investimento in un fondo specifico dedicato alla rivalutazione degli edifici pubblici comunali. Credo che questa sia la strada e su questo bisogna confrontarsi. La parola a me da voi. Io, per chiarirmi le idee, partirei dalla terza domanda, parlando dei edifici pubblici e degli edifici privati. Quelli privati sono, come dire, hanno avuto il loro decorso con la legge 219 e penso che in gran parte quasi tutti gli edifici privati hanno avuto la possibilità di vedersi ristrutturati. Non so se qualcuno è rimasto senza i fondi per la ristrutturazione. Quindi diciamo che la parte che riguarda gli edifici privati, in linea di massima, almeno al 90% sono stati tutti ristrutturati. Poi ci sono gli edifici pubblici. Non tutti possono essere ristrutturati con i fondi pubblici. Possono essere ristrutturati quelli che hanno una valenza storica di riferimento, architettonico di riferimento. E noi, se cogliamo bene il nostro patrimonio del centro storico, lo dicevo prima nell'altro intervento, ci sono alcuni fabbricati che hanno una grande valenza storica architettonica. E diceva bene Erasmo, il finanziamento per ristrutturare il Palazzo La Francesca, che potrebbe diventare una risorsa per il centro storico, lo si può fare attraverso il cofinanziamento dei fondi regionali, quelli europei che sono a disposizione di edifici di valore storico, con il cofinanziamento del governo attraverso il Ministero della Cultura, attraverso il Ministero dei Beni Culturali. Ci vuole la capacità dell'amministrazione a preparare il progetto e a renderlo innanzitutto esecutivo e a spingere, perché nella politica e nel rapporto tra gli enti istituzionali
istituzionali sussidiariamente parlando, cioè dal livello più basso al livello più alto, nessuno dà le cose gratuitamente. Ci vuole la volontà dell'amministrazione a chiedere con ragionevolezza, motivando il perché. Noi sappiamo che molti fondi europei non vengono spesi, ma non vengono spesi non perché la regione, indipendentemente se centrodestra o centrosinistra, perché alcuni comuni, pur avendo nel proprio patrimonio dei fabbricati di valore storico, non fanno il progetto. Allora, noi possiamo tentare, e con la buona volontà, possiamo tentare sulla Francesca, perché lì ha tutti i requisiti per avere il cofinanziamento tra quelli europei e quelli del governo. Ci vuole un amministratore che si mette sotto con la buona volontà, se mai ci mette i fondi del comune per il progetto, oppure dice i tecnici di buona volontà del nostro comune, vi posso fare un, vogliamo fare un patto, preparatevi il progetto esecutivo del recupero architettonico della Francesca, se otteniamo il finanziamento prenderete quello che spetta per legge e noi realizzeremo un'opera importante per il comune. Quindi dobbiamo fare la differenza tra quello che il comune può fare. A me dispiace quando si dice che il comune non è più qual è la vostra idea sul piano tattico dei parcheggi del centro storico? Se qui ci stanno delle domande. Ok. La parola alla candidata Cardino. Fa un bellissimo inciso, non mi sorprende l'attacco familiare di tipo personale, non ha niente a che vedere con la politica di Gariello, perché lo conosciamo bene, insomma, rappresenta questo attacco da un lato un evidente limite culturale, ma dall'altro anche un segnale di evidente nervosismo, perché la paura poi di restare in tribuna per 5 anni è davvero forte. Premesso questo, quando viene fatta una domanda così importante che rappresenta un'emergenza per i residenti, beh, credo sia arrivata l'ora finalmente di entrare nel merito. La soluzione per noi è a portata di mano, si chiama zona traffico limitato. Guardate, in questi anni il sottoscritto ha fatto una battaglia su questa tematica, in maniera convinta, dura e senza scorte, quella che ho definito la peggior giunta della storia, dietro. Giunta che poi adesso vi vedrete da una parte imbarcata il gruppo dei fedelissimi dall'ex compagno Caeto, dall'altra l'ex amministratore delle liste di Cuomo, avete grande motivo di riflessione. Ma tralasciando questo, la zona a traffico limitato rappresenta un'opportunità per risolvere da un lato l'emergenza parcheggi, ma anche per monitorare il traffico nel centro storico. Dovete sapere innanzitutto che è costata circa 300.000 euro alla collettività, quindi rappresenta un incompiuto. È nostro dovere renderla funzionale, dare subito immediata attuazione a quella che rappresenta per noi una soluzione concreta, immediata a questa problematica, perché da un lato potrà favorire, come se non lo farà, le attività di ristorazione che dopo tanti sacrifici tengono a cuore le sorti della nostra città e del centro antico, ma dall'altro potrà dare anche un ausilio importante ai residenti. E residenti che si vedono costretti a dover parcheggiare a molta distanza rispetto alla propria abitazione. Con la zona a traffico limitato potremmo dare risoluzione a questa problematica, anche fornendo un servizio navetta per le attività di ristorazione. Non le vogliamo far certo chiudere bloccando il centro antico, ma vogliamo monitorare da un lato il traffico veicolare rendendolo costante e regolare, e dall'altro dare un ausilio ai residenti ponendo fine a quella che è una querelle decennale, ovvero quella dei parcheggi nel centro antico. La parola al legato Carrieri. Io chiedo scusa, non volevo parlare di problemi familiari, solo detto io parlavo di attività politica, parlavo del senatore, non della questione familiare, quindi evitavo polemiche, sinceramente, sono molto tranquillo, posso anche stare in tribuna.
saranno i cittadini a decidere dove devo stare, non lo deciderei tu, neanche altri, saranno i cittadini, se arriveranno dove stare in tribuna, sarà in tribuna. L'importante è che saremo tutti quanti uniti per dopo della nostra cittadina. Per quanto riguarda la questione del traffico, sono sempre stato dei favori della ZRT. Innanzitutto valutiamo alcuni dati. In questi anni sono stati spesi soldi consistenti, noi abbiamo spesi soldi consistenti per un traffico, una mobilità non solo che non è stata utilizzata. Sono stati spesi soldi per le telecamere e abbiamo visto quali poi sono stati i risultati. Io ritengo che prima di attivare la ZTL, che è prioritaria per il nostro centro storico, dobbiamo cominciare a rendere vivibile la nostra città e il nostro centro storico. Perché credo che la mobilità innanzitutto debba avere come punto di riferimento una doppia ipotesi, quella dei residenti e quella della fruibilità turistica attraverso tante attività di ristorazione, mi auguro attraverso anche la promozione e marketing dell'intero valore che abbiamo in quella struttura. Abbiamo le famose 5 porte. Ad oggi ne abbiamo 5 ipotesi anche di collegamento che rappresentano il fulcro anche, diciamo, di una mobilità esterna al centro storico, che può diventare uno strumento anche di promozione. Abbiamo la porta Santa Sofia, che pensiamo a San Cosimo di Damiano, abbiamo la porta Pendino, che pensiamo alla Sanitarina, abbiamo la porta Santa Caterina, che pensiamo a Piazza 25 Aprile, abbiamo la porta Borgo, che pensiamo a Piazza Borgo, quella San Biagio, che pensiamo al campo di Sant'Antonio, sono 5 aree che hanno attorno 5 aree parcheggio. Perché non ricominciamo a fare un piano parcheggio che sia mirato per il centro storico? Perché non ricominciamo a pensare, oggi partiamo da quel piano parcheggio? Incominciamo poi a pensare quali devono essere le zone che immediatamente possiamo organizzare la ZTL, perché se facciamo un immediato percorso sulla mobilità e non teniamo conto di quello che è anche la mobilità attorno al centro storico, dato che nel mio programma, nel nostro programma, è prevista la chiusura del corso Garibaldi come via dell'artigianato, è evidente che per poter chiudere il corso Garibaldi prima dobbiamo attivare una mobilità esterna al centro storico che mette insieme via Riva, via Matteotti, via Lamento, dove si possa ritornare a fare anche un ragionamento di una doppia mobilità, di un doppio senso. Se vogliamo rendere il centro storico fruibile, se lo vogliamo rendere appetibile, dobbiamo creare le condizioni affinché tutto ciò che è attorno al centro storico sia accogliente, sia meno degradato, sia illuminato, e ci siano delle aree parcheggio belle, concrete, che diano davvero la possibilità che chi vuole utilizzare, diciamo, l'attività di un centro storico, un commerciante, un ristoratore, poi i residenti possono avere l'agevolità, la possibilità di poter essere agevolati loro innanzitutto, di agevolare i tanti turisti che mi auguro riusciremo a portare a regolo in base ad un vero piano di marketing. Grazie. Prego. La mia osservazione che vorrei fare è questa qui. Il primo piano generale del traffico urbano è del 2003, poi insomma la norma prevede una revisione ogni 2 anni, revisioni che, diciamo, a me non risultano essere state fatte, quindi, diciamo, la compulsività, la congestione, tutto quello che oggi, diciamo, la colazione di problemi che ci sono stati in 5-7 mancate revisioni del piano generale urbano del traffico, sono anche frutto, diciamo, un'assenza di revisioni che la norma lo imponeva, ma è la norma da marginalizzare, comunque, da applicare secondo, diciamo, la sensibilità di chi gestiva o gestisce o che ha gestito il governo di questa città. Concordo anche io sull'opportunità di istituire o di incrementare, magari modulandone la gestione delle zone a traffico limitato, per la questione fondamentale che gli spazi sono ristretti, e poi utilizzando sempre dei programmi comunitari di finanziamento, visto che qui soldi non ce ne sono. C'è adesso il 1° di giugno, scatta un nuovo programma, il LIFE 2015, riuscire a inserirsi e comprare degli autobus elettrici per fare, diciamo, la scuola da determinati punti fissi a portare, diciamo, eventuali turisti, persone che non possono accedere al centro storico perché è chiuso o comunque precluso dalla ZTL in questo modo. Altre
altre opzioni non le vedo. Un'altra cosa che dovremmo noi andare a vedere o valutare chi poi vincerà il loro il campionato qui. Che cosa c'è all'interno sempre di quel famoso documento preliminare al piano urbano comunale per andare a vedere questa benedetta Università di Salerno utilizzando anche modelli di flussi del traffico e assoggettando a diciamo, analisi rigorose. Con un modello che si chiama dello SWOT, non lo sapevo, scoperto oggi leggendo le carte, qual è la migliore soluzione per gestire i flussi di traffico. Quindi, piano traffico del centro storico. Ovviamente io credo che meno macchine girano nel centro storico della città e più faremo un servizio utile all'ambiente, alla città, agli edifici, alla cultura anche di questa città. Ovviamente questo deve conciliarsi con le esigenze legittime dei residenti del centro storico e soprattutto anche di quelli di ristoratori, quelli di soggetti economici che nel centro storico hanno investito in molti casi anche gran parte dei loro risparmi. Sono d'accordo con il professore Venuzzi quando parla dell'istituzione di bus ecologici, potrebbe essere una soluzione. Attraverso i fondi comunitari, il Comune non è in grado di reperire queste risorse, perché non finalmente istituisce un ufficio pubblico comunale per la programmazione e la progettazione. Io vado oltre, io credo che il problema si possa risolvere coinvolgendo chi ha investito nel centro storico, parlo dei ristoratori. Perché non immaginare che gli stessi ristoratori e operatori economici possano utilizzare e gestire i servizi del bus ecologico elettrico? Se noi gli diamo la possibilità di avere una fiscalità agevolata, riducendo al minimo i tributi locali, io credo che per chi investe oggi nel centro storico, nella fase dello start-up, nei primi 3 anni non debba pagare nessun tributo locale. In questo modo noi valorizziamo quell'area e la rendiamo veramente appetibile a chi vuole fare investimento sulla nostra città. Quindi loro stessi gestiscono i bus ecologici e diventa conveniente perché loro hanno interesse affinché più persone arrivino davanti alla loro attività economica. Credo che questa possa essere una soluzione al problema. Ovviamente rimango nell'idea che la viabilità del centro storico debba essere una viabilità particolare, meno macchine girano per quella parte importante della città e più è utile per l'interesse economico e culturale di quella parte del territorio. Io penso che la zona a traffico limitato è direttamente collegata con il deponio del centro storico. Del resto i centri storici hanno questa necessità di avere un traffico limitato, ma per renderlo più suggestivo, per dargli anche quella importanza, quel fascino che ha il centro storico, compatibilmente con le esigenze dei residenti. Quindi io credo che il Comune debba, l'amministrazione debba fare immediatamente, appena si insedia, un piano traffico corretto, logicamente con dividendo i periodi di orari della giornata, così come avviene nei grandi centri storici che ci sono nel nostro paese. E io su questo farei la scommessa più importante per dare quello slancio al centro storico, perché noi abbiamo l'esigenza di rendere tutto il centro storico funzionale,
perché poi c'è il problema vero che è quello del parcheggio, che non è solo del centro storico, il problema del parcheggio è anche del centro meno storico, quello urbano che sta giù, che sta dalla piazza a scendere giù, perché la viviamo la nostra città, ci vediamo molto, giriamo per trovare i posti. Allora il comune su quello dovrebbe mettere in piedi una serie di iniziative per immaginare un parcheggio nel centro storico, e ci sono gli spazi, io ho fatto un giro da solo a vedere un po', e tra l'altro lì ci potrebbe essere una grande suggestione. Personalmente, se dovessi fare il sindaco prima di dirla, lo dico senza valore, perché sentirei sempre il bisogno di mettermi a confronto con le persone specializzate, io sono politico, ho un'idea, la vado a confrontare con i tecnici, con la compatibilità delle norme vigenti e poi dico la cosa. Però io sono stato suggestionato quando ho avuto un'esperienza a Cosenza, e a Cosenza ho visto una cosa fatta negli anni del dopoguerra, all'epoca una grande novità, di un ponte che collegava la città storica con la città moderna che si stava costruendo. Io sentirei le gambiere, sentirei tutto quello che c'è da sentire, è una proposta, poi può darsi che pure loro la condividono, non la condividono, ma io immaginerei, per dare anche un senso e dare un respiro del centro storico, un punto di collegamento tra il santuario di San Cosimo con quello di Sant'Antonio, per far circolare una sorta di circolazione del centro storico, per far circolare più velocemente chi deve poi servirsi. E in quell'occasione si può immaginare anche la costruzione di un parcheggio. Come farlo? Sempre con la buona capacità e con le risorse pubbliche che ci sono a disposizione dall'Unione Europea e che ci sono a disposizione da noi. Non è per fare il cattivo della serata, ma noi un'area parcheggio avevamo, ci abbiamo costruito la casa del Prelentino. E io sono stato l'unico che ha votato contro il Consiglio Comunale, perché ecco, la politica, lo dicevo nel comizio che ho fatto domenica scorsa, non si fa più nella pubblica piazza, ma è sotterraneo, cioè ci sono reti, fili, tramanti che tirano le decisioni e i cittadini non capiscono nulla. Perciò io insisto sul fatto che si debba fare un'operazione verità a Empoli e chiarire chi si è messo, chi nelle liste e perché. Il tema, venendo alla domanda, è chiaro che c'è bisogno di ripensare la mobilità all'interno del centro storico, ed è grave che si sia perduto tutto questo tempo, siano state sprecate delle risorse. C'è un piano in atto, va rivisto, va aggiornato. Erasmo, non vengono attuate ad Empoli le delibere adottate dal Consiglio Comunale, figurati gli aggiornamenti che si devono fare, non sono fatti. Cioè, quello che è avvenuto è incredibile. Si devono liberare gli spazi per garantire, lo dicevo prima, abbattendo gli edifici di nessun pregio storico, artistico, architettonico, liberare gli spazi per garantire anche sosta per i residenti, i quali si sono aggrappati ai 6 metri quadrati sotto casa come se fosse il tesoro della loro vita. Sarà difficile, sarà un'opera di negoziazione da fare corpo a corpo, palmo a palmo, è inutile che ci mettiamo la bocca davvero di cose così, e bisogna saper coniugare l'interesse delle poche attività ricreative e ristorative che vi sono. La mobilità va ripensata, va bene la mobilità verde, va bene la mobilità sostenibile, però noi abbiamo delle risorse umane a Empoli che hanno operato nel campo della mobilità, e stamattina erano sui giornali quelli della multiservizi che sono stati abbandonati al loro destino. Allora quell'esperienza, quel know-how va riutilizzato per ripensare la mobilità di tutta la zona di Empoli, per ripensare il trasporto pubblico urbano, ivi compreso all'interno del centro storico, la vedo difficile che i ristoratori si possano occupare anche del servizio alla vendita, non adesso, non in questa fase, forse in futuro, quando si saranno rafforzati. Bisogna quindi
tenere insieme le cose, non ragionare per spezzoni, non lanciare proposte tanto per. L'accessibilità al centro storico è un altro problema serio. Noi abbiamo sostenuto in questa sede qualche giorno fa la possibilità di recuperare i due torrenti, quello del Tiranno e quello del Tufano, con progetti per quanto riguarda il Tufano già disponibili nel Comune di Erboli. Sono nel cassetto, bisogna tirarli fuori e si possono finanziare con il programma di sviluppo rurale, che non è il BioFest, non è il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, è un'altra cosa. Non si possono finanziare con i project bond, perché sono. Domanda numero 5, igiene del per sicurezza nel centro storico. Quali sono le proposte in merito? In questo caso sono delle immagini. Questa è la realtà, Silenzio. Per favore, silenzio. Stanno qua, ma vabbè, scusa. Questa è la realtà. Per favore, la parola che hai dato per me. Io? Sì. Allora, io credo che quando la questione della igiene e di essere gli occhi di tutti, al di là diciamo di una non curata raccolta e una non un vero coordinamento tra i vari uffici, perché non possiamo non tenere conto che noi abbiamo bisogno innanzitutto prima di fare un intervento consistente in un centro come quello storico dove ci sono tante comunità straniere, ma anche innanzitutto le altre censimenti, quel famoso monitoraggio che fu approvato e deliberato in Consiglio Comunale delle volte poi non è stato realizzato, che doveva mettere, che deve mettere anche sulla nostra proposta, insieme quattro uffici comunali, l'ufficio edilizia, che è l'ufficio analitico, che è l'ufficio tributi, l'ufficio polizia municipale, allo scopo di verificare quanti sono coloro che attualmente insiedono e vivono nel centro storico. Perché abbiamo spesso comunità di comunità di extracomunitari che hanno lo stesso numero civico, cioè un numero consistente di persone che quindi non solo non pagano i tributi ma non rispettano le norme. Certo, Erboli è sempre stata la città dell'accoglienza, dell'integrazione, dobbiamo sempre essere, è evidente, fa parte della nostra cultura sociale, lo ha dimostrato più di una volta Santa Cecilia rispetto ai Erboli civici, ma credo che su questo dobbiamo però anche incominciare a mettere un po', diciamo, a mettere un po' il fermo. Ferma la nostra posizione e capire realmente come possiamo, con la sicurezza, con un monitoraggio reale, e non solo con la polizia municipale, ma con forze anche private, si sono fatti degli esperimenti in passato, che sono stati anche utili, come quelli degli angeli, delle guardie, come quelli della protezione civile, che garantivano un monitoraggio anche notturno e che dava una sicurezza, una certezza, perché se non rendiamo sicuri il cittadino nella loro abitazione non possiamo rendere sicuri il piano, nel senso di degrado ancora di più nel nostro territorio. Il territorio è degradato, ancora di più qua, il territorio è poco illuminato, poca manutenzione, non vi è rispetto delle norme e delle regole. E poi anche una sciocchezza, ormai io credo che anche questi 18 paletti che mettono negli ambiti usati, sia andate a vedere, nel centro storico sono abbandonati, alcuni anche davanti alle attività commerciali, e che non pensate che avessero anche ipotesi specifiche di raccolta porta a porta una volta al mese. Piccoli segni anche possono dare una svolta importante. La videosorveglianza, quella fatta fino ad oggi, è stato un fallimento, è stata fatta con tecnologie di 10 anni fa. Io credo che abbia bisogno di una città intelligente, di una bella smart city, che metta al centro l'utilizzo della videosorveglianza e dove qui ci sono realmente i finanziamenti, anche l'utilizzo di droni che possono essere un ulteriore supporto al monitoraggio, al controllo del territorio, controllo anche ambientale, innanzitutto, ma un controllo che dia garanzia, che dia sicurezza e che dia comunque una operatività reale nel nostro territorio. E credo che oggi possiamo davvero dire di avere un centro storico pulito se mettiamo in rete queste sinergie e riusciamo a mettere l'amministrazione comunale, gli uffici comunali capaci di riuscire a dare quella risposta che i cittadini si meritano. Grazie. Sembra quasi che io e il mio amico Salvatore Manifesti stasera facciamo il ping pong. Lei è libera, nella gerarchia delle fonti, ne esiste, capisci? Nella gerarchia delle fonti, se c'è esiste una legge dello Stato che ti dice di fare un piano urbano per traffico e di aggiornarlo ogni 2 anni, mentre la delibera adottata a provare questa fregata. Della legge dello Stato, se sei inadempiente rispetto a questa che è al secondo posto, dopo Costituzione e trattati, no? Se fai inadempiente rispetto a quello, hai commesso un'inadempienza grave. Detto questo, è sulla questione riguardante l'igiene, la legalità e
che la sicurezza. Riguardando l'igiene, fondamentalmente è un problema che riguarda i rifiuti. Io per esempio farei una sperimentazione inserendo nel prossimo bando per la raccolta, una raccolta porta a porta. Non è possibile, dopo che questa città paga un costo unitario veramente fuori standard per tonnellate di rifiuti, più bello di sì. L'altra questione è quella di sottoscrivere un protocollo di sicurezza con la prefettura, come avviene in tante altre città, dove c'è una modificazione di protocollo che ha una valenza proprio di tipo contrattuale e dove ci sono impegni da parte della prefettura e impegni residuali da parte del comune. L'altra questione è garantire che il sindaco a questi benedetti incontri presso quelli che fa il comitato per la sicurezza urbana possa partecipare sistematicamente contribuendo a redigere quelle che sono le normali strategie di sicurezza che vengono, attuate. C'è un problema, io non lo nego, lo sapete tutto, sappiamo tutto, ma quanto sarebbe bello se per esempio questa città avesse la disponibilità per poter istituire un vigile di quartiere. Dice l'americanato, non è l'americanato perché ha il controllo, la fattura del territorio. Poi c'è un problema anche, sembra marginale ma non lo è, della pubblica illuminazione, una mappatura per esempio dell'intera, degli stabili inutilizzati che potrebbero essere abbandonati, che invece potrebbero essere utilizzati da chi non ha fissa dimora. Io penso che da un mix di iniziative, di proposte, si possa arrivare a incidere fortemente. È evidente che pregiudiziale. Minime di vivibilità in quella parte della città, condizioni che allo stato credo non ci siano. Dicete, ovviamente io sono dell'idea che in quella parte della città dove è difficile fruire con i mezzi meccanici delle aziende che svolgono la raccolta, una strada potrebbe essere il supporto dei residenti. Ovviamente questo avviene in un solo modo, rendendo la bolletta della TARI, la tassa sui rifiuti, più agevole per coloro i quali abitano in quelle zone. In questo modo non facciamo altro che spronarli a produrre meno rifiuti. Ovviamente questo, quando si tratta di avere a che fare con una popolazione straniera, diventa molto molto più complicato. È opportuno un censimento certo della popolazione residente straniera nel centro storico. La politica dell'accoglienza ha un senso quando noi riusciamo a garantire i servizi minimi agli impunitani che abitano nel centro storico, quei servizi minimi che purtroppo oggi non ci sono. A mio avviso lo straniero irregolare nel centro storico deve andare via. Creare le condizioni affinché, con l'ausilio anche dell'autorità giudiziaria, si possa ridare vivibilità a quell'area. Sono
per principio contrario alla circonvallazione e alle pratiche autostradali nel centro storico. Nasce da sempre con altre finalità. Dovremmo immaginare un centro storico con percorsi guidati per i giovani, immaginerei la valorizzazione della cultura in quelle aree, immaginerei le scuole che serenamente girino per quella parte importante della città, immagino una scuola della musica, immagino una... Io faccio come capisco, purtroppo ho anche io un impegno urgente, quindi cercherò di rispondere alle grandi domande. Per me il centro storico è e resta la priorità del mio programma elettorale, perché considero il centro storico il simbolo della rinascita di Enna. Dedicare molto al centro storico significa dare la possibilità ad Empoli di tornare ad essere una città autorevole. Sulla legalità, sull'incidente, sul censimento, vedete, riqualificare il centro storico dalla risposta alla legalità, alla sicurezza e all'incidente, perché nel momento in cui si riqualifica si mette in condizione che i residenti, soprattutto i residenti politani, vedranno raddoppiare il valore immobiliare delle proprie proprietà. Diamo un senso di valore a quel nostro patrimonio, soprattutto con la presenza di questi fabbricati di valore storico architettonico. E condivido una sua idea, quello di mettere in condizione i nostri concittadini che vivono lì o investono lì di avere delle agevolazioni. So che per il passato l'amministrazione ha dato qualche agevolazione, poi probabilmente darà sospesa. Io le darei perché non siamo ancora al punto di ripresa, anzi siamo ancora all'anno zero per dare al centro storico una vera prospettiva. E le cose che ho detto sono tutte cose facilmente realizzabili. Ci vuole un'amministrazione capace, ci vuole un'amministrazione che la mattina si mette a lavorare nell'interesse della città, perché io voglio bene a questa città e il centro storico, per le cose che ho detto nei miei quattro passaggi, sono tutti realizzabili. Quindi sento, vedo, questo è il mio programma per il centro storico. A partire dalla riqualificazione dei grandi fabbricati, il Castello Colonna, la Francesca, e sulla Francesca vorrei dare un minimo, noi paghiamo quasi circa, quasi oltre, non so, 150.000 euro all'anno per tenere il giudice di pace in un fabbricato di un privato. Personalmente la ristrutturazione della Francesca, del palazzo della Francesca, potrebbe diventare sede del giudice di pace, risparmieremmo 150.000 euro all'anno di vitto da destinare al piano sociale, alla terza, alla fascia, da creare le condizioni di, come si chiama, delle navette, cioè di spendere nel centro storico. Una parola al candidato. Sì, io il 20 marzo 2012 ho protocollato al comune di Empoli 400 firme di cittadini italiani che chiedevano di fare il censimento, cittadini italiani che devono fare il censimento delle presenze non italiane, non connesse al territorio, quindi anche gli italiani che sono di passaggio nel nostro comune. Ne venne una bella discussione in Consiglio Comunale, una delibera molto articolata che scrissi io e fu approvata all'unanimità quasi senza emendamenti, solo che è rimasta lettera morta.
Questo, quando dico questo, Erasmo, non voglio parlare della legge minore, dico semplicemente che a Empoli le delibere si sono fatte perché c'era chi come me prendeva iniziative e lavorava solo che poi non veniva attuata. Anche la legge non è stata attuata. Vedrai quante tanti adempimenti di legge non sono stati fatti. E quello che è avvenuto a Empoli in questi anni, Empoli era attestato, porto franco per tantissime cose. E quando ti faccio queste critiche, è perché la politica è questa, Erasmo, cioè quando faccio questa riflessione, tu sei sceso nella presa, devi accettare adesso che mi sia un confronto anche duro, corpo a corpo. Non è che i 5 Stelle sono, come dire, extraterritoriali, possono andare ad applaudire l'onorevole di uomini e donne e che tutti dobbiamo stare lì a guardare. State con noi, facciamo il corpo a corpo, discutiamo, che le cose, il bello della democrazia è questo, mi rendo conto che siete in un movimento autoritario, è così, e mi dispiace per gli amici della sinistra, che qualche amico di sinistra che pensa di votarvi, perché a voi Grillo è Casaleggio, gli dice cosa fare, ma dire, voi dovete tornare il capo, chi è invece libero come me, chi è libero come me, si alza al mattino, si mette la camicia e la giacchetta e va in giro a testa alta, se deve dire dei no pesanti, di salito. Quindi il censimento l'abbiamo proposto, non è stato fatto, bisogna ripartire da lì, ma non è possibile instaurare una dinamica di liberazione del centro storico da queste presenze, se noi non riportiamo l'economia, se noi non generiamo un flusso economico tale che convinca i proprietari degli immobili a scegliere un'altra strada. Quindi ci vuole la repressione, il controllo, ci vuole la repressione, l'incrocio delle banche dati, ma ci vuole anche l'economia, la gente senza soldi nella tasca non è libera, pensa ai suoi bisogni, quindi c'è bisogno di rimettere in moto tutto questo a Empoli nel centro storico perché si attui una dinamica positiva e l'orologio deve girare tutti insieme e non sarà indifferente ciò che avviene qui a Santa Cecilia o sull'Alto Mare rispetto a ciò che avviene sul centro storico. Parliamo di turismo e ci riempiamo la bocca di questo, ma è evidente che il centro storico di Empoli avrebbe un'altra vita se noi avessimo un turismo diverso sulla costa. E in questo contesto di interdipendenza delle scelte ne possiamo ragionare del ciclo dei rifiuti. Si può avviare il riciclo convincendo i cittadini a riciclare meglio, ma ci vuole la testa, bisogna sforzarsi per questo. Grazie, chiedo scusa, purtroppo io sintetizzerò con una risposta due domande. Lo devo per rispetto dell'educazione dei residenti di località Fiocche che mi attendono lì programmato da tempo un comizio. Premesso questo, quando noi parliamo di censimento, io ricordo ancora le parole dell'ex assessore Lavorgna, poi il candidato Cardiello, stai seguendo il censimento, lo abbiamo tra poche settimane, di quale anno non ho capito, alla fine quel censimento è rimasto sulla carta, sa? Per noi costituisce una priorità e nei primi 100 giorni di governo andrà fatto. Uno, due, per quanto riguarda la sicurezza, dobbiamo implementare il servizio di videosorveglianza, come pagate le tasse, così dobbiamo garantirvi dei diritti minimi essenziali, la vigilanza attiva è uno di questi. 39 telecamere, di cui almeno un terzo nel centro storico, 7 giorni su 7 attive 24 ore su 24. 3, per quanto riguarda la raccolta differenziata, dobbiamo avviare con urgenza una campagna di sensibilizzazione e comunicazione, soprattutto verso i tanti stranieri che vanno educati al rispetto delle regole, e contestualmente deve continuare la lotta serrata al capone di turno con sanzioni severissime che fungeranno anche da deterrente. Allora poi vengo alla domanda, quali sono le idee di rilancio del centro storico? Beh, forse si sono beccati come gallina, ma non si è affrontato un tema secondo me cruciale, il tema cultura nel centro storico, il tema attrazione turistica e culturale contestualmente. Allora questo, noi vogliamo candidare il centro storico ad ospitare almeno un evento di respiro nazionale nella nostra città, e per renderlo e per farlo vogliamo innanzitutto dare un rilancio a quelli che sono gli attrattori culturali e turistici. Penso per esempio alla biblioteca comunale che deve diventare un centro di lettura permanente, penso a scambi interculturali con altre città per far sì che possano arrivare anche i più piccoli, perché neanche nelle scuole c'è un incentivo a visitare il nostro Museo Archeologico Nazionale, il MoA. Penso a tante altre iniziative tese a rilanciare
il flusso turistico e culturale nel cuore antico. Infine, incentivare le attività artigianali e commerciali. È impensabile parlare di ripopolamento del centro storico senza un'attività artigianale. Gli ultimi rimasti tra poco chiuderanno bottega e per farlo vogliamo creare, concludo, un fondo ad hoc per incentivare i giovani under 40 ad aprire un'attività commerciale, concentrando i propri sforzi con agevolazioni fiscali triennali sulla propria attività nei primi anni di vita e avendo quindi dalla loro parte un comune amico e non un comune esattore del cittadino. Grazie. Questa è l'ultima domanda, vorrei darvi 20 secondi prima del termine, quanto il tempo per avvisare, si vede con l'energia al meridionale. Quali sono le vostre idee per il raggio del centro storico? La parola al candidato. Dai un po' di tempo in più, ce ne sono solo tre. Salvatore Marisei. Le sue confusioni, questo riguardando la dialettica, lui deve sapere che le strutture di dialettica, quella di Schopenhauer, l'arte di avere ragione, e quella di Hegel, dove da una contrapposizione, da una tesi un po' cosa che la nega, si perviene una sintesi. Tu hai affermato che la delibera, cioè la delibera adottata, a parte il fatto che le delibere poi probabilmente dipende dalla legge, o tu hai affermato che c'è cioè, una delibera adottata e non approvata. Io te lo dico, attuata. E un'altra cosa, diciamo prima, la delibera è un atto amministrativo, che la delibera è un atto amministrativo che trasforma la volontà dell'aggiunto del consiglio. O vuoi vedere che la gerarchia delle fonti giuridiche, cazzo dovresti conoscere, però no? A prima posto c'è la legge costituzionale, poi c'è il trattato, poi ci sono le leggi dello Stato. L'articolo 35 del codice della Stato sono un'altra cosa. Prego? Nella gerarchia delle fonti, ma non esiste. Ho detto questo, che poi sono marginale rispetto alle altre cose e al fatto. Mettiamo, l'hai espresso tu. Tu e quelli che hanno sostenuto te. E tanto che sei qua, l'hai fatto tu e quelli che l'hanno sostenuto. Con 10 anni di disabilitazione e 45 milioni di euro. Detto all'ultima domanda, consiglio l'ultima domanda. Cosa fare per rilanciare il centro storico? La cosa che faremo noi, nell'ipotesi che ci andremo nel palazzaccio, dove andremo bello, sarà quello di attivare una procedura per far riconoscere il centro storico di Erba come patrimonio dell'UNESCO, che è l'unico modo per rilanciare flussi turistici e attività economiche. Un altro elemento valoriale notevole è che questo qui è la terra. 20 secondi a fine. Allora, proviamo anche a attivare un itinerario culturale, gastronomico, artistico e architettonico che parta, faccia la storia dagli Angiolini all'Eli, alla Banda Larga per rilanciare. Erasmo, benvenuto nella politica, io ho consumato il tuo tempo per politizzare, ma non hai raccontato che cosa faresti per il centro storico. Vieni.
Bisogna ripensare complessivamente a questa grande questione, partendo dalla cultura. Io ho aspettato la domanda giusta per poter discutere di questo. Una fondazione che sia il cervello delle azioni culturali di tutta la città di Empoli, una fondazione di partecipazione che abbia nel suo seno tutto il patrimonio di associazioni, quelle vere, quelle che lo fanno con scopi nobili, che promuove la cultura ad Empoli, per riorganizzare il sistema delle iniziative di marketing territoriale, il sistema degli eventi, ripartire da qui, riconnettere le attività museali, il Museo Archeologico Nazionale e il Museo dell'Operazione Avalanche, il patrimonio bibliotecario, il patrimonio fotografico del grande Gallotta, ma anche di tutti gli altri che hanno donato al Comune di Empoli migliaia e migliaia di fotografie. Ripartire da questo, le risorse, e ragionare sulle risorse, e ragionare poi sui contenitori, quali sono le funzioni che possono essere ispirate nel centro storico in questi palazzi bellissimi. Non tutto può andare bene dappertutto, tutto deve essere in connessione con questi edifici in Piazza della Repubblica. Lo dicevo prima, si possono immaginare funzioni culturali come la biblioteca qui, perché sia accessibile, perché sia moderna, perché sia qualcosa di nuovo, di diverso, al passo con i tempi. È stata una grande intuizione della politica tanti anni fa, ma oggi il mondo è cambiato, la biblioteca va presa virtuale, va ripensata, mettiamola qui, perché sia essa un polmone di attività e di presenze del centro urbano. E da qui il cervello di questa fondazione per pensare a cosa e come promuoverlo. Una fondazione che abbia lei i compiti di fare la comunicazione per tutte quelle attività culturali che si fanno, che soffrono di questo. C'è la qualità nelle cose che fanno l'associazione di Empoli, ma non vengono comunicate perché non ci sono le risorse. Risorse del comune devono essere date a questa fondazione perché sostenga questo. Quando un'iniziativa ben fatta porta a Empoli migliaia di persone, rimette in moto l'economia, consente ai ristoranti del centro storico di vivere, di fare coperti, crea occupazione, anche quella degli extracomunitari ai quali va data una soluzione di vita, non possono essere abbandonati e restare alla mercé di tutti. Quando parliamo di centro storico, allora dobbiamo ragionare di questo, non facciamo le pipe mentali. Il nostro centro storico è bellissimo, ma i patrimoni dell'UNESCO sono un'altra cosa. Ma esistono forti Italia che hanno un valore enorme e non lo sono. Cosa diversa è l'interesse artistico e culturale, un'iniziativa della Regione Campania che è stata assunta e è stata approvata. Il nostro centro storico è in quell'elenco e questo ci dà dei finanziamenti per fare cose che sì. Io credo che innanzitutto, invece di pensare alla fondazione, dobbiamo pensare che è il comune, l'amministrazione comunale che deve lanciare l'indirizzo culturale e il rilancio economico e turistico della città, perché creare un altro pacchetto politico per dare il contentino a qualcun altro, che noi ci siamo stancati ad Empoli di questi anni, di questo modo di gestire. A un patrimonio che non sappiamo valorizzare. Già il nome può essere un brand di immagine, di cuore, di economia, di turismo, che va soltanto sapere un prodotto, perché attraverso il carro nero, attraverso il chi si è fermato ad Empoli, sfruttando questo nome possiamo promuovere i nostri patrimoni storici, architettonici, archeologici, i nostri personaggi storici, Pilda Empoli, Matteo Ricco, Umberto Nobile, Gerardo degli Angeli e tanti e tanti altri. Matera 2019 è città europea della cultura. L'80% dei turisti che andranno a Matera passeranno per Empoli. Dobbiamo essere pronti, li dobbiamo sapere accogliere, li dobbiamo portare al centro storico, renderlo vivibile, far capire il patrimonio che abbiamo in questa nostra città, valorizzare la parte archeologica. Qui c'è il candidato del Partito Democratico che ha dichiarato in piazza che vuole chiudere il museo archeologico. Questa è una bestemmia per Empoli, è una bestemmia, non possiamo consentire questo. Non possiamo pensare che il centro storico ci vanno le banche, ci va la posta, al centro storico ci deve andare la cultura, ci devono andare i commercianti, i ristoratori, quello è il nostro centro storico. Dobbiamo valorizzare il museo archeologico, il MOA, un grande evento delle tante culture, delle tante tradizioni, il convento dei Cappuccini, abbiamo San Bernini, il Comatron di Empoli, abbiamo la tomba di San Bernini e nessuno lo sa dentro, abbiamo delle realtà uniche, eccezionali, abbiamo le fornaci romane, abbiamo la vita romana che è in degrado incredibile, ma lo dobbiamo valorizzare. Se ne abbiamo già un patrimonio, ci vuole un sindaco che ama la sua città, che lo fa
con esperienza, con professionalità, e questo è quello che vogliamo fare la nostra rete. E credo che su questo investiremo alla ricerca dei tanti fondi comunitari, sono tantissimi per il nostro centro storico, sulla casa del pellegrino. Caro Salvatore, tu devi dire la verità, perché quando eri in maggioranza hai votato la variante del consiglio comunale, poi dopo hai votato l'altro indirizzo, no, hai votato la variante del consiglio comunale come l'hai votata gli altri. Allora diciamo la verità, perché non è vero che è bugia, diciamo la verità, ci sono gli altri che lo dimostrano, così come anche vedo, così come anche vedo, caro Salvatore, è la verità, hai votato a favore della variante, hai votato a favore della variante, da ciò che è stato. Ma non è la bugia, la verità, ma non è la bugia. Voi mi fate diventare più lì, scusate, non voglio fare. Allora io dico, nel senso che... No, ma lo so che non è scelto, lo so, cancio, non lo so, alzo le mani, lo so. No, è libera sul mio sito. Va bene. Va bene. Stiamo continuare, trattate che stiamo continuare. Ma credo che Empoli deve, però seguire qualche credo che Empoli deve diventare la città dei turisti, del turismo religioso, del turismo culturale, del turismo scolastico, del turismo sportivo. Empoli deve diventare la città dei turisti, per poterlo fare ci vuole un'amministrazione che crede in questo nostro centro storico e nella nostra storia. Grazie. Grazie.